Ragazzi, sto soffrendo come non so cosa, un cane. Siamo partiti benissimo, gol dopo 6 secondi. E più che altro, ragazzi, abbiamo preso questo gol al 90esimo. Che l'ha tirata Auge in porta, perché punizione di Berardi che andava sull'altro palo. Auge la prende di testa e la palla si infila nella porta. Partiamo benissimo, facciamo 3 gol, uno ce l'avano, quindi 2. Ci sarebbe stato il gol di Çalhanoğlu, però hanno fischiato un po' gioco a Sammy Meghers, che c'era, per carità di Dio. Più che altro è vero che è stato comunque bravo il Sassuolo, per abbassare il volume, è stato bravo il Sassuolo a gestire sostanza tutto il secondo tempo la partita, però a dir la verità potevamo fare qualcosa di più lì davanti, magari cercare di andare sul 3-0. Comunque, per la squadra che abbiamo, per la squadra che è rimasta, Kalulu, Tonali, Runic, Mandini, Auge, abbiamo fatto una signora prestazione. Poi ragazzi, picchia picchia picchia, il gol è arrivato. Hanno 3 minuti di recupero adesso, quindi assisteremo in live il finale. Quindi si recupera 1 minuto e mezzo più o meno, quindi si andrà a giocare fino al 94 e 30, 95. Pioli è piuttosto nervoso. 95, 90, per essere precisi, 94 e 45. To. Invito a Donnarumma lungo. Analisi la partita. Milan che ha voluto riscattarsi. L'ha fatto. Almeno, cioè, evitando Auge, Auge, Auge. Ancora Auge. Ma mettila giù e vai avanti, no? Detto questo, dicevo, non è rimasto. Partita giocata bene, Milan è arrivato con cura di portarsi a casa il risultato. E per ora, ripeto, cose rare a parte, dovrebbe riuscirci. Tanto bravissimo quello per recuperare palla, Leao, Leao, Leao. Dentro per Auge, che supera Ferrari, va sul fondo e poi si fa rubare palla. E però poi rallenta il gioco mettendo la rimessa centrale, ok. Partito benissimo, cioè ha fatto un gol dopo 6 secondi e 20, cioè 6 secondi e 80 di la verità, perché poi è stato calcolato a modo. E in sostanza niente da dire, cioè sicuramente questo schema era studiato a tavolino, perché cioè l'azione è stata perfetta, questo è uno schema studiato, non è la pura casualità. Trova 2-0 che viene annullato, c'è cioè un gol che senza VAR non levi. Viene poi fatto il 2-0 di Saelemaekers, quindi in sostanza il gol decisivo. Grande parata da Donnarumma, grande parata di consigli su Auge. E poi è arrivato questo 2-1 di Berardi su punizione, più Auge che Berardi, perché Donnarumma sulla tettura del pallone c'era e si è dovuto buttare poi l'ultimo, perché la palla cambia totalmente direzione, perché Auge di testa la corretta in porta. Mi sembra comunque di vedere la fotocopia di Sampdoria Milan. Tanto c'è, si rotola a terra Berardi per un colpo, vogliono un giallo, che tanto perché sì, sarebbe il doppio, ma questo non è assolutamente sanzionabile con un cartellino. Migliore in campo fallo di Maldini, scusate, non di che sì. Migliore in campo, a mio avviso Teo Hernandez, perché è stato determinante, si è preso la palla 3-4 volte, ha cominciato a galoppare senza fermarsi per tutto il campo, ha macinato chilometri, ha servito anche l'assist in 2-0, quindi secondo me è un giocatore veramente importante per questo Milan. In sostanza, se si infortuna anche lui, siamo veramente ridotti nella merda più totale. E il problema, ragazzi, è che è stata l'ammonizione di che sì, è stato il problema della partita, perché oltre ad aver condizionato la partita psicologicamente a lui, il problema è stato in effetti il fatto che si è diffidato. E questa diffida è condizionata appunto la partita psicologicamente, da lì poi che si è calato. Ammonizione che non c'era, tra l'altro, era il primo fallo che faceva. Ci sono lamentati tutti, anche i tecnici hanno detto che non era sanzionabile. Fallo sì, ma sanzionabile assolutamente no, anche perché non gli è neanche finito addosso, proprio come dire, è stato quasi uno spalla a spalla. E così andiamo a giocare contro la Lazio senza
Kjaer, senza Benacer, senza Kessié, senza Ibrahimovic, senza Rebic. E io non so come potremo affrontare la partita con la Lazio a questo punto. E comunque, attenzione a Obiang dentro, bravo Calabria. 95-25. L'arbitro non fischia ancora. Questo arbitro non sta ancora fischiando. Ultimo tentativo del Sassuolo. Milena tutto dietro la palla. Tutti a vuoto. Fuori l'attacco del Sassuolo. Adesso la partita si può considerare finita. Comunque, ragazzi, l'analisi della partita è questa. Non c'è tanto da dire poiché Milena ha giocato molto meglio delle aspettative. Cioè, io mi aspettavo una sconfitta, infatti se vedete il pronostico che ho fatto in Milan Sassuolo su YouTube, dico all'inizio, faccio i pronostici di tutta la giornata, dico ragazzi, se il Milan perde non è una novità, perché comunque c'è va Sassuolo, che comunque Sassuolo è una squadra di alta classifica, che ormai va considerata una squadra che lotta non per lo scudetto, almeno per un posto tra le prime 8, per come sta giocando questo inizio di campionato, e quindi ragazzi, insomma, non è scontato. Ricordiamo che Sassuolo ha battuto 2-0 al Napoli, cioè, tanto la tradizione del Sassuolo finisce qui, 2-1. Torniamo a vincere, ci guadagniamo il primo risultato utile, insomma, torniamo a vincere dopo due partite di stop. Pavia, secondo me, contro il Genoa buttata via assolutamente. Vince 2-1 l'Inter, vince 2-0 Benevento con Genoa e pareggia 1-1 al Cagliari con l'Udinese, ragazzi. Molto, molto importanti questi risultati. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani con un video. Domani esce un video importante alle 3. Quindi, guai a chi non lo guarda. È un video su Foot. Siamo tornati su Foot. Se volete, vi do un attimo le pagelle su due piedi, così fatte alla meglio peggio di questa giornata. Donnarumma 6 e mezzo, perché comunque non può niente sul gol. Fa una grossa parata su Burabia. Romagnoli 6 e mezzo. Fernandez 7, Kalulu 6 e mezzo, Calabria 6, Kessié 6 e mezzo, Tonali 6, Krunic 6, poi chi c'era in campo? Maldini senza voto ovviamente, c'era Noglu 7, Oghe 5 e mezzo, e prima c'era chi c'era al suo posto? Salemakers comunque 7. Poi dopo è entrato Casilleco senza voto, l'ho già detto. A sinistra c'era entrato Oge ed è uscito. Fatemi vedere perché alle quotazioni tutte. Ok, Brahim Diaz che appunto ha giocato bene, ma ha toccato dopo 2-3 palloni. Damo il 6, Leao 7. Queste sono le mie pagelle proprio così su due piedi, senza un attimo, ragionarci un attimo sulla partita. Vittoria molto importante che comunque ci consente di restare per quel che possiamo ancora primi in classifica, cosa che ovviamente non potrà continuare per sempre. L'Inter comunque è lì a un punto, Juventus a 2, a 4 se non vado errato. Poi c'è la Roma, Napoli, Sassuolo che appunto rimane chiodato a 23 e con la vittoria sarebbe andato a 27 a toccare la Juventus. Anzi, a 26, scusate. Meno da Juve. Detto questo, ragazzi, non c'è altro da dire, più che altro è stato il racconto della sofferenza di questo recupero, tra l'altro molto lungo. Io vi ringrazio, lasciate like e iscrivetevi al canale che è molto importante, perché ultimamente stiamo crescendo e la cosa mi fa molto 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 piacere. E ci vediamo presto. Ci vediamo presto, ragazzi, anzi, proprio domani, con Foot.